Buonasera a tutti, benvenuti a Segrate per il canale di Segrate, benvenuto al nostro ospite Egidio Cercato, che ha scritto il libro che andiamo a presentare oggi, dedicato alla fine di Gian Giacomo Feltrinelli. Non possiamo dire a Gian Giacomo Feltrinelli in generale, di quello esistono alcuni libri molto documentati, tra cui sicuramente è anche scritto in maniera molto affascinante. Anche affascinante perché è scritto dal figlio e quindi con un'ottica molto molto speciale, il libro di Carlo Feltrinelli, che ha per titolo Senior Service, che è uscito alcuni anni fa che abbiamo saputo nei giornali, che è stato pubblicato in questi giorni con un'edizione diciamo in qualche modo ampliata, insomma diciamo una nuova edizione. Egidio Cercato si è occupato di scandagliare con grande acume, grande accuratezza, moltissimi documenti. Poi, insomma, nella discussione così cercheremo anche di capire come ha lavorato, proprio legati alla morte di Gian Giacomo Feltrinelli. Il titolo è un titolo molto forte, un titolo che non ha un punto interrogativo, un omicidio politico, e poi vedremo qual è la visione dell'autore e la sua ricostruzione. Io ci tengo a dirvi qualche cosa sul senso di questo incontro, che doveva avvenire 2 anni fa, mentre siamo arrivati fatalmente e in maniera del tutto inattesa ai 50 anni della morte, che saranno esattamente lunedì prossimo, il 14 di marzo. Il 14 di marzo del 72, appunto. Avremmo dovuto presentarlo 2 anni fa, ma il lockdown del primo Covid e tutto quanto il resto ha bloccato questo. Un anno, un altro anno, e adesso eccoci qua. Volevo anche chiarire che non mi interessa sposare delle tesi più o meno argomentate, e non siamo qui per convincere qualcuno della bontà di una ricerca storica come quella svolta dal dottor Cercato. Invece io sono particolarmente curioso di capire come ha lavorato, qual è stata la sua idea iniziale, come ha reperito e amministrato le fonti, i documenti. Da anni scrive libri su episodi di storia, cercando di scavare a fondo, che siano storie della resistenza, delle terre, diciamo, padovane, venete, piuttosto che altri temi che poi vedremo, insomma. Il libro ha una prefazione molto sobria e molto precisa del giudice Guido Salvini, che ringrazio per la sua presenza a distanza, siamo particolarmente onorati di questo, e poi gli daremo la parola più avanti. Ecco, come nota proprio Salvini nella prefazione, il libro Cercato non fa sconti a Feltrinelli in merito alle distopie percettive che egli aveva sulla situazione italiana, e di cui riconosce la scelta eversiva e il fatto che Feltrinelli stesse per compiere un attentato dinamitardo per abbattere il traliccio segratese numero 71, c'è ancora, nella zona di Milano Oltre, vicino alla Cassanese, e interrompere la linea elettrica. Il traliccio è dentro una proprietà privata attualmente, all'epoca erano tutte cascine, in una di queste lavorava poi la persona che ha scoperto, che ha sentito il botto, Stringhetti, e che ha scoperto poi il cadavere, che non è stato identificato immediatamente. Ecco, che siano passati 50 anni da quel 14 marzo 1972 e che la morte di Feltrinelli sia avvenuta a Segrate, non lo trovo un fatto particolarmente importante, però stando a Segrate è un'occasione, come ce ne possono essere altre, per far luce su un momento storico particolarmente difficile. La difficoltà di quel momento storico e il fatto e l'eco che ha avuto la vicenda di Feltrinelli la vediamo con una ricezione immediata nelle arti, diciamo così. Chiedo a Marta se può mandare la copertina di un LP uscito in quegli anni, che è La Balorda di Ivan Della Mea, dove vedete subito, è un testo che qualcuno, non so se conosce, ha conosciuto, ha ascoltato, il canzoniere in qualche modo, molto personale, molto speciale,
di Ivan Della Mea, che è scomparso tra l'altro qualche anno fa. Vedete che davanti ha un'immagine in rosso di una città, c'è come fosse in negativo proprio l'immagine di un traliccio. Esce nel 72, quindi quello è il clima di quell'anno, poi saranno gli anni più. Sempre nello stesso anno esce un film straordinario, lo dico, rivisto anche a distanza di molti anni, lo riguardavo qualche giorno fa, che è un film di Marco Bellocchio con una sceneggiatura di Sergio Donati e di Goffredo Fofi, che è Sbatti il mostro in prima pagina. Ecco, quella di Gian Giacomo Feltrinelli, prima di partire con questo, quella di Gian Giacomo Feltrinelli è una figura tragica e complessa, e forse per questo è particolarmente affascinante, e credo che lo sarà sempre, in qualche modo, come tutte queste figure attraversate da forti luci e anche da forti, forti ombre, perché hanno fatto una scelta molto, molto forte, che definirei quasi feroce, insomma. È tragica non solo per il suo epilogo, ma per la scelta a monte avvenuta significativamente dopo la strage di Piazza Fontana del dicembre del 69 di entrare in clandestinità, credendo nella possibilità della lotta armata a favore di una rivoluzione, dentro una rivoluzione di sinistra, una rivoluzione comunista, dentro uno Stato democratico che naturalmente presentava luci e ombre, come sappiamo, non ce lo nascondiamo, e come viene fuori anche molto bene dal libro del dottor Ceccato. Ecco, una lotta rivoluzionaria mirata da un lato a soffocare possibili colpi di destra, perché tutta un filone di lettura in quegli anni, un po' nel sottobosco, ma alimentato in vario modo, dava a credere, e la cosa non era del tutto improbabile, perché sono stati ritrovati i vari documenti, anche la questione del golpe borghese, piuttosto che Gladio, piuttosto che tutta una serie di sistemi, di apparentamenti tra politica, servizi segreti italiani, non solo italiani, eccetera, eccetera. Il timore ovviamente del comunismo, quindi il tema dei blocchi, della guerra fredda e tutto quello che sappiamo, insomma. Quindi Feltrinelli costruisce una sua, diciamo, teoria, un suo percorso a favore di una rivoluzione che, per entità di contatti internazionali che ha e per ricchezza personale imponente, una delle più ricche famiglie italiane, poi dirò qualche cosa di più sulla figura di Feltrinelli per inquadrarlo meglio e far capire da dove arriva, anche da dove arriva lo straordinario patrimonio, chiarisco subito a chi non conosca la vicenda, che non deriva affatto dalla mutualità. Cioè lui in editoria diventa il buco nero in cui mette soldi, e quando lui muore, soprattutto sarà Inge Feltrinelli, la moglie, l'ex moglie, lui nel frattempo poi si era risposato con un'altra donna, un paio d'anni di vita, e Inge porterà avanti con una tenacia di una donna capacissima qual era, una casa editrice che è una delle più vive e più attive case editrici italiane, tra le più importanti del mondo, forse l'unica di quel livello sopravvissuta a quegli anni, diciamo, che nasce in quegli anni, che sopravvive fino ad oggi, e che è riuscita a non farsi finanziare, come dire, dai gruppi finanziari internazionali. Questo già è interessante, cioè, la dice lunga sull'amministrazione di un patrimonio che è stata anche dolorosa a un certo punto, perché negli anni 70 Inge, con suo gran sforzo, ha dovuto licenziare un po' del personale, e questo è stato un trauma in un'azienda, in una impresa, meglio, piace di più, intrapresa come quella votata alla cultura, un certo tipo di rispetto per le persone, almeno ovviamente nell'ideale, nello statuto, sulla carta, eccetera, al di là di singoli fatti personali. Ecco, imbevuto degli ideali della rivoluzione cubana, Feltrinelli arriva ad armare dei nuclei, i cosiddetti GAP, gruppi armati partigiani di ispirazione, per recuperare quindi la tematica partigiana di sinistra, naturalmente partigiana comunista, e
investendo del proprio patrimonio in questo e investendoci alla fine anche nella propria vita. Grazie. Faccio questo video perché è bene calarsi in quello che sono stati quegli anni d'anno per capire tutto questo fermento, perché è arrivato all'istanza di 50 anni, soprattutto alle giovani generazioni, pare essere possibile pensare che sia successo tutto questo. Sono la soglia delle elezioni politiche. Una registrazione del funerale chiarisce molto bene il film gli opposti estremismi che lottano anche sulla scena di Milano, che è forse la scena principale d'Italia da questo punto di vista, di dire insomma quelle violenze di scontri, importanza, poi perché c'è anche il tema chiaramente del potere economico, eccetera, eccetera. Chi si è occupato in questi anni per lavoro
di andare a scavare con gli strumenti della propria professione di magistrato, di giudice, in quegli anni e in particolare nella strage di Piazza Fontana, però in generale negli anni di Piombo, la strategia della tensione, eccetera, è il giudice Guido Salvini, che ancora ringrazio di essere con noi. Così ricordo a tutti che negli anni 90, come scrive lui stesso nel sito molto bello dedicato a Piazza Fontana, negli anni 90, quando ero giudice istruttore, ho riaperto le indagini da molti anni a Milano Ferme sulle versioni di destra e su Piazza Fontana. Sono state indagini difficili per l'ambiente in cui si svolgevano e per gli ostacoli che ad esse sono venuti anche dall'interno della magistratura. Hanno consentito comunque di ricostruire i fatti e la storia di quel periodo noto come la strategia della tensione. Ora, a distanza di quasi 30 anni, scriveva, ho aperto questo piccolo sito per facilitare la lettura di atti, di documenti che riguardano Piazza Fontana e lasciare la memoria di quello che oggi sappiamo. E questo lo scriveva prima del 50° anniversario, quindi prima del 12 dicembre del 69. E terminava così: spero sia possibile raccogliere ancora qualche frammento di verità su una data da non dimenticare che è rimasta nella coscienza di tanti. Ogni suggerimento e contributo è gradito. Ecco, fin dall'inizio degli anni 80 è stato giudice istruttore, poi GIP a Milano, ha condotto l'indagine in maniera attiva materia di terrorismo di sinistra, quanto alla colonna milanese delle BR, di prima linea, di autonomia operaia e anche di destra, i NAR, nel periodo di applicazione delle leggi sui pentiti e sui dissociati. Alla fine degli anni 80, dopo la scoperta di Gladio, grazie all'apertura di alcuni archivi dei servizi di informazione e al manifestarsi in modo più ampio del fenomeno della collaborazione anche nell'area dell'estrema destra eversiva, ha riaperto le indagini sulla strage di Piazza Fontana. L'indagine ha toccato un grande novero di episodi, anche precedenti e anche successivi alla strage, per ricostruire chiaramente un panorama che avesse un valore esplicativo e un orizzonte storico anche. Nonostante la soluzione delle persone indicate come materiali responsabili della strage, in modo convincente. Il periodo della strategia della tensione, tanto che anche le sentenze di assoluzione dei singoli imputati indicano esplicitamente nel gruppo neonazista Ordine Nuovo l'organizzazione, l'organizzatore ed esecutore degli attentati del 12 dicembre 1969. Questo scrive anche Salvini sul suo sito e aggiunge: per ragioni di indipendenza personale non aderisco ad alcuna corrente organizzata della magistratura. Benvenuto, giudice. Buongiorno da voi. Le lascio il microfono. Io ringrazio innanzitutto il Consiglio Comunale di Segrate per avermi invitato a questo incontro e saluto Egidio Ceccato, che avevo già conosciuto negli anni in cui stava scrivendo il libro sulla morte di Gian Giacomo Feltrinelli. Io vorrei proprio partire dalle scene che abbiamo visto poco fa del film Sbatti il mostro in prima pagina di Marco Bellocchio. E esordisco in questo intervento con una notizia così che può essere curiosa, mi sento, non l'ho mai detto, ho occasione di dirlo oggi. Si vedono i funerali di Feltrinelli in questa giornata ventosa, tanti giovani che sono presenti con il pugno chiuso, altri che sostengono la bara a braccia. C'è la polizia in assetto di guerra intorno al cimitero monumentale, è proprio un momento simbolo della città di quegli anni. E vi posso dire che in quelle prime immagini del film che abbiamo visto poco fa, in quelle immagini io mi riconosco. Cioè, non mi si vede interamente, ma io mi riconosco, ero a quei funerali, avevo i capelli un po' più chiari, un po' più lunghi di adesso e mi sono visto anche pochi attimi fa, ricordando benissimo quel giorno. Quindi io c'ero, ecco, e posso vedermi in quelle immagini. Questa è una cosa che non ho mai avuto occasione di dire, mi sembra giusto dirla adesso, in quanto all'epoca ero studente al liceo.
partecipava all'attività politica, quella che allora si chiamava contestazione, e quindi era uno di quei giovani che sicuramente non potevano mancare ai funerali di Feltrinelli. Però prima dei funerali abbiamo visto delle scene di guerriglia a Milano. E allora ricordiamo proprio il momento in cui è avvenuto lo scoppio di Segrate, di cui parleremo dopo. Siamo nel marzo 1972. Quelle scene che abbiamo visto precedono di 4-5 giorni il ritrovamento del corpo di Feltrinelli. Sono i gravissimi scontri dell'11 marzo che hanno praticamente sconvolto il centro della città per tutto il pomeriggio, cosa che oggi non riusciamo a immaginarci. Oggi vediamo le persone davanti, magari davanti ai negozi in cui si vende un nuovo tipo di cellulare, vediamo le compere, soprattutto un pochino allentata la tensione del Covid, abbiamo un altro scenario della città. Sono scontri nel centro di Milano che sono durati tutto il pomeriggio. Quel giorno, e si vede all'inizio delle scene, era in corso in Piazza Cairoli una manifestazione della maggioranza silenziosa, quell'orato di destra, no? Che raccoglieva varie forze di destra anticomuniste. Quell'oratore che voi vedete col microfono, con i capelli lunghi e la barba, in atteggiamento battagliero, altro non è che il senatore La Russa, che ovviamente oggi non ha quell'aspetto di quando aveva 20 anni, è diciamo più imborghesito, ma è lui che arringa i presenti a questo comizio della maggioranza silenziosa. Penso che qualcuno di voi l'abbia riconosciuto. Ecco, quel giorno i gruppi extraparlamentari organizzano una contromanifestazione. Io devo dire con tutta franchezza, perché penso che siamo lontani dai tempi delle ideologie, che di questa manifestazione non c'era nessun bisogno, nel senso che la manifestazione della maggioranza silenziosa era senza incidenti, un comizio in Piazza Cairoli, cominciava come finiva, e ciascuno a questo mondo ha diritto di fare le manifestazioni sue proprie. Invece i gruppi della sinistra parlamentare organizzano un corteo. Il corteo viene vietato, viene caricato dalla polizia. Vedete questi incidenti, anche le camionette bruciate, i manifestanti feriti. E ci sono scontri per tutta la giornata con tantissimi feriti da ambo le parti. Ma io a questo punto voglio inserire un ricordo che mi sembra doveroso. Io non so quanti di voi abbiano letto le pagine milanesi del Corriere di 2 giorni fa. Per la prima volta, dopo 50 anni esatti, il Consiglio Comunale, per fortuna, ha riconosciuto con la posizione di una lapide in onore del passante che rimase ucciso quel giorno. Probabilmente nessuno se ne ricordava più. È una vittima dimenticata degli anni di piombo. Si chiamava Giuseppe Tavecchio, era un pensionato che aveva fatto la spesa, si trovava in Piazza della Scala, all'angolo con Via Manzoni. In quel momento, per la verità, non c'erano gravi disordini. La polizia improvvidamente però tira una selva di candelotti, non ce n'era bisogno in quel momento, ad altezza uomo, il pensionato Tavecchio, che aspettava di attraversare la strada, viene colpito da uno di questi candelotti alla testa e muore sul colpo. Io sono convinto che nessuno si ricorda di lui, ma dall'altro ieri c'è una targa che ricorda questa vittima innocente di quegli anni, apposta sull'angolo tra Piazza della Scala, praticamente a fianco della Scala, e Via Verdi. Questo mi sembrava giusto dirlo, perché è un ricordo civile e doveroso nei confronti di un caduto completamente dimenticato. Quei mesi sono turbinosi non solo per il vento che agita il momento dei funerali, ma per la situazione che c'è a Milano. Intanto ricordiamo che marzo 72 vuol dire pochi mesi prima dell'omicidio Calabresi, con tutto quello che ha voluto dire in termini di scontri, di polemiche. Ricordiamo che sono gli anni in cui da un lato ci sono le bombe delle SAM, le squadre azioni Mussolini, che fanno saltare sedi del Partito Comunista, del Partito Socialista, sedi sindacali. Sono gli anni in cui siamo praticamente a metà della strategia della tensione. Siamo dopo Piazza Fontana,
e prima della strage di Brescia, solo per ricordare i più importanti, e prima anche della strage dell'Italicus, e in cui il livello quindi di tensione era altissimo. Io qui faccio un piccolo inciso, riprendendo il discorso di chi ha parlato prima di me. Ecco, sulle stragi di quegli anni, su cui io e altri colleghi abbiamo molto indagato, sì, certo, ci sono stati alcuni casi in cui alla fine non si è arrivati alla condanna del colpevole. Però alla fine dei processi su Piazza Fontana, anche se ci sono state assoluzioni per insufficienza di prove, le sentenze della Corte scrivono che, al di là di questo, certo è il fatto che la strage di Piazza Fontana e gli attentati circostanti siano stati ideati, organizzati e commessi dai gruppi di Ordine Nuovo del Veneto, organizzazione neonazista, voi sicuramente qualche cosa di questa ricordate. E quindi la paternità, dopo il lavoro che si è fatto, è assolutamente certa, non si può pensare che siano altri. E invece più fortunato del processo di Piazza Fontana, il processo per la strage di Brescia vede le condanne definitive del capo di Ordine Nuovo in Veneto, il dottor Maggi, e di un suo accolito, un certo Maurizio Tramonte, che tra l'altro nel contempo era ordinovista e lavorava per i servizi segreti militari e seguiva lo svolgimento di quella che sarebbe stata poi la strage di Brescia. Quindi abbiamo un quadro storico definitivo. Insieme a questa situazione, nel 72 è iniziato il terrorismo di sinistra. Le Brigate Rosse compiono i loro piccoli primi attentati dimostrativi nell'agosto 70, dopo la strage di Piazza Fontana. E nel contempo è comparso sulla scena questo gruppo, i GAP, i gruppi di azione partigiana di Gian Giacomo Feltrinelli, che per la verità non avevano fatto grandissimi danni, se non a livello, come dire, mediatico o di diatriba politica, perché sostanzialmente avevano fatto alcuni sabotaggi, avevano interrotto delle trasmissioni radio, perché avevano delle loro radio che erano riusciti a impiantare in zone di montagna, con le quali si inneggiava la rivoluzione, avevano raccolto delle armi, ma sostanzialmente fatti gravi non erano avvenuti. Forse è il caso di parlare un momento della figura di Feltrinelli, ne ha fatto già chi ha introdotto il dibattito, perché collocarlo un po' come uomo anche, mi sembra importante capire chi fosse. Feltrinelli, è stato detto, nasce da una delle famiglie più ricche d'Italia. Tanto è vero, un particolare curioso, che Feltrinelli, Gian Giacomo Feltrinelli, non va a scuola perché ha il precettore privato, ecco, per far capire. È una famiglia ricchissima della zona di Garniano sul Garda, con ville, anche in quella zona che si possono ancora vedere per chi passa lungo la costiera del lago ovest. Ad un certo punto Feltrinelli inizia un impegno politico. Bisogna ricordarlo che partecipa anche alla Resistenza, nella zona del centro-sud, in una brigata che si chiamava Brigata Legnano, e inizia dopo la guerra un'attività che è di ben altro spessore e importanza rispetto a quello che è successo dopo. Cioè fonda la Fondazione Feltrinelli, che diventa un enorme archivio del movimento operaio, quindi uno strumento di studio, di lettura, di cultura per tutti. Questo va avanti fino al 55 circa e diventa un patrimonio culturale importantissimo, e poi fonda la casa editrice Feltrinelli. Ecco, non dimentichiamo che la casa editrice Feltrinelli, con il suo impegno, annovera dei grandi risultati sul piano culturale. Fu lui a pubblicare, dopo essere riuscito ad avere una copia, portandola clandestinamente, dopo un viaggio in Russia, riesce a prendere una copia del manoscritto, il libro del dottor Zivago, no? Noi sappiamo l'importanza e il significato che ha avuto questo libro, lo pubblica, viene osteggiato dall'ala più dura del Partito Comunista, in particolare quella di Pietro Secchia, perché il libro è chiaramente critico verso il sistema sovietico in molti aspetti, pur non essendo un libro reazionario, però è critico, è un libro di cultura. Ed è un passaggio quindi culturale importantissimo che ha potuto dare Feltrinelli a tutti noi. Pubblica tra l'altro I Gattopardi di Tomasi di Lampedusa, un altro libro importantissimo per la cultura italiana.
e quindi lascia il suo segno, no? Al di là di quello che succederà dopo. Nel contempo Feltrinelli ha grandi contatti internazionali, non è un uomo legato solamente al nostro piccolo mondo, viaggia in Unione Sovietica, a Cuba, in Bolivia. Un altro piccolo aneddoto è che noi tutti conosciamo quella famosa foto di Che Guevara, no? In cui si vede col beretto, con la barba, no? Ecco, fu Feltrinelli a comprarla dal fotografo che non ricordo se a Cuba o in Bolivia ne aveva i diritti, ne aveva fatta lui, e una foto che è diventata un'icona mondiale. Ecco. Quindi Feltrinelli è una figura importantissima della cultura italiana, fino a che si rompe qualcosa. E allora cerchiamo di vedere, siamo alla fine degli anni 60, quando tra l'altro Feltrinelli comincia un po' a disertare l'impegno della casa editrice, che va avanti con i suoi collaboratori, con parenti, e si mette in testa che è possibile, anzi doverosa, anche a fine di prevenire un colpo di Stato in Italia, la costituzione di un fronte rivoluzionario che assomigli a quello maoista o castrista. Io voglio collocare un attimo, diciamo, il periodo in tre punti di vista. È un periodo, parliamo dal 68 in poi, che è caratterizzato da quelle che io chiamo anche nell'introduzione al libro tre distopie percettive, cioè soggetti politici che pensano a qualcosa e esclusivamente sul piano soggettivo, no, o per proprie ragioni, senza calarlo minimamente nella realtà in cui vivono. La prima è quella dell'estrema destra, quindi i progetti di golpe, il golpe borghese, le stragi che devono innescare il golpe, Ordine Nuovo, Pino Rauti, i militari che bene o male in parte aderiscono a questi progetti, ma con gli occhi di oggi erano progetti assolutamente velleitari, perché l'Italia non era la Grecia in cui c'era stato il colpo di Stato del 67. Aveva una storia democratica più ricca, aveva un forte sindacato, un forte partito comunista, una società civile, era un paese in cui nessuna avventura di questo genere sarebbe riuscita. C'era questa tendenza, forse per spaventare anche i movimenti progressisti e la classe operaia, ma l'idea di un golpe che riportasse negli anni 60 una forma di fascismo in Italia era assolutamente fuori dalla storia. Però è chiaro che questo crea un cuneo, no? Perché, diciamo, fa prendere un atteggiamento particolare a quelli che stanno dall'altra parte, questa minaccia. La seconda distopia è quella rivoluzionaria, di cui si fanno fautori, Feltrinelli, Potere Operaio, le Brigate Rosse, altri gruppi. Nello stesso tempo, infatti, come non è possibile che l'Italia ritorni fascista, non ha nessun senso pensare che si possa in Italia fare una rivoluzione maoista o castrista negli anni 60. È vero, intanto l'Italia usciva da un periodo di boom, usciva da un periodo in cui comunque erano state poste le basi della ricostruzione dopo la guerra. È vero che questa ricostruzione ha pesato sugli operai, sugli immigrati meridionali, con le paghe basse, con i problemi di sicurezza del lavoro, così come nell'ambito sociale generale e civile erano basso il livello di tutela dei diritti civili. Basta pensare che il divorzio arriva nel 1974, no? L'autonomia delle regioni più o meno nello stesso periodo, cose che oggi ci sembrano pacifiche, ma allora non c'erano. Ciò non toglie che pensare di fare una rivoluzione in Italia era assolutamente assurdo. Le rivoluzioni che noi conosciamo, dalla Cina alla Russia, sono avvenute dopo grandi sommovimenti mondiali, dopo guerre mondiali, guerre civili, in cui c'era l'impulso della fame per fare la rivoluzione. L'Italia degli anni 60, certo, nessuno era disposto a questo. Pochissimi, ecco, ma pensare di fare una rivoluzione voleva dire essere completamente fuori dalla storia. Però Feltrinelli e altri ci credono, come altri credono che si possa tornare ai tempi di Mussolini. La terza distopia è quella dei servizi di sicurezza italiani. I servizi di sicurezza italiani sono soprattutto preoccupati per il pericolo comunista. L'Italia è il paese più vicino ai paesi dell'est, è il paese di frontiera della NATO, vicino al patto di Varsavia,
c'è il più forte Partito Comunista. In quell'epoca i movimenti terzomondisti di liberazione nazionale, in genere orientati a sinistra, stanno un po' avanzando in tutto il mondo, c'è il timore di slittamento verso quel campo. E allora si mettono in testa alcuni obiettivi, uno dei quali è proprio Feltrinelli. Il capo dei servizi segreti e civili, ecco, quelli del Ministero dell'Interno, e diciamo i servizi segreti della polizia, tanto per capirsi, non quelli dei militari, si chiamava Umberto Federico D'Amato. Era un personaggio intelligente ed eccentrico sotto certi aspetti ed era un grandissimo spione e manovrava con dossier e manovre di tutti i generi situazioni politiche, diciamo, estreme o comunque su cui poteva influire per portare avanti la sua politica. Umberto Federico D'Amato si mette in testa che il grande pericolo è Feltrinelli e fa tutta una serie di iniziative incredibili. Ad esempio, vengono incriminati due amici strettissimi di Feltrinelli, che si chiamano Corradini e Vinci Leone, che abitavano vicinissimo, ed erano due militanti legati a Feltrinelli, di sinistra ovviamente, vengono incriminati per le bombe che scoppiano il 25 aprile alla stazione ferroviaria di Milano e alla fiera. Allora la fiera è un obiettivo importante perché la fiera voleva dire il consumismo, il capitalismo, la festa diciamo, di un certo tipo di benessere. E vengono incriminati, ma noi sappiamo dalle mie indagini, perché ha confessato quello che in questo caso c'è la confessione di uno degli uomini di Freda, che a un certo punto in tarda età ha avuto una crisi di coscienza, si chiamava Gianni Casalini, e spiega: le bombe insieme agli altri sono andate a mettere dentro. Questa è una certezza storica, c'è la confessione, quelle due bombe vengono dai nazisti padovani, però vengono incriminati questi militanti amici di Feltrinelli. Poi D'Amato insiste, chiede il ritiro del passaporto, che per Feltrinelli era importantissimo perché si spostava per i suoi contatti politici culturali. Dopo Piazza Fontana, o comunque nei giorni circostanti, chiede con insistenza la perquisizione domiciliare di Feltrinelli, che però tra l'altro i magistrati rifiutano. Era veramente un'ossessione. A causa di questa ossessione, Feltrinelli, in un certo senso, ha una forma di, chiamiamola tra virgolette, ossessione opposta, e nei giorni di Piazza Fontana, sentendosi braccato, sentendosi l'obiettivo, quello che doveva essere incastrato per la strage, praticamente si rende latitante, anche se in modo abbastanza soft, perché si muove in vari paesi dove ha delle case, insomma, è una latitanza comunque preventiva che lo porta a cadere nel gioco in cui si vuole che lui cada, no? Di dimostrarsi appunto un pericoloso latitante che va in giro per l'Europa. Feltrinelli aveva organizzato questo piccolo esercito privato, no? I GAP di Feltrinelli in realtà sono 15 persone, reclutate malamente, persone di dubbia fede, di basso livello, che tra l'altro, a differenza delle Brigate Rosse, che bene o male erano radicate nelle fabbriche, allora c'era la Siemens, la Pirelli, tutte quelle grandi strutture industriali come gli aree di operai che oggi non esistono più, le Brigate Rosse avevano una provenienza operaia netta, insomma, anche con una certa scrematura dei militanti che prendevano. Feltrinelli prende un po' tutti, non ha lo stampo di quello che costituisce un esercito rivoluzionario, costituisce un suo esercitino privato con 15 uomini, no? Tra l'altro uno di questi, per curiosità, che poi lo abbandonerà proprio perché non è che funzionasse molto questa accozzaglia di gente, è una persona che invece dopo diventerà famosa, purtroppo, ed è quel Valerio Mucci, che diventerà uno dei principali personaggi della vicenda Moro, no? Lo ricordate, Valerio Mucci, ed è quello che a queste persone così abbastanza incapaci, tra l'altro procura, mi spiega come si usano, era proprio un militare che però abbandona Feltrinelli, poi va a Roma e diventerà un militante della colonna brigatista. Feltrinelli aveva un'altra idea assolutamente fuori luogo.
ed era questa. Le Brigate Rosse agivano nelle città dove c'erano le fabbriche, i quartieri, c'era una certa simpatia da parte di certi stati, anche senza essere militanti qualcuno guardava le loro azioni con una certa accondiscendenza. Feltrinelli si mette in testa che bisogna ritornare come nel 44 e fare la guerriglia in montagna, no? Per cui in Valtellina costituire delle brigate, figuriamoci se possibile, era possibile negli anni 60 organizzare delle zone libere in montagna. Addirittura per raggiungere questo risultato fa un'operazione strana, che è quella di recarsi in Sardegna, dove tenta di reclutare sostanzialmente malavitosi che lui identifica come ribelli, perché c'è una componente ribellistica in Sardegna di questi banditi, no? Che vivevano sulle montagne, uno è a Mesina, famosissimo, no? Che quindi vivevano un po' da fuori legge, ed è convinto, sbagliando, di attrarli alla causa rivoluzionaria e di trasformare la Sardegna in una specie di Cuba del Mediterraneo. Anche questo un progetto del tutto velleitario. Comunque Feltrinelli è un obiettivo, si vuole a tutti i modi cercare di incastrarlo. Ora vi racconto una cosa che è molto importante, che fa spiegare come ci sia stato questo scontro a distanza, no? Fra queste due realtà un po' immaginarie, ed è quanto abbiamo scoperto durante le indagini su Piazza Fontana, ma poi si scoprono anche altre cose logicamente, perché salta fuori un documento, una testimonianza. Il nostro perito Aldo Giannulli riesce a trovare in archivi nascosti del Ministero dell'Interno, in una caserma in stato di abbandono, tale molte cose nascoste, i verbali di una cosa che si chiama Club di Berna. Questo Club di Berna era una riunione periodica, un po' come dire, come se si ritrova informalmente, no? Cioè non è un ente istituzionale, era incontri in cui partecipavano tutti gli esponenti dei servizi segreti europei. Allora, e trova il verbale della riunione del maggio 72, quindi siamo 2 mesi dopo i fatti di Segrate. Allora, in quella riunione, Umberto Federico D'Amato dice addirittura: elemento di interesse è la pubblicazione lo scorso febbraio, quindi prima della morte, di un libro dal titolo Feltrinelli, guerrigliero impotente. Aveva tanto denaro da permettersi di creare un'organizzazione e mandare altri a compiere attentati, rimanendo protetto dal suo denaro. Il libro è stato uno shock psicologico per Feltrinelli, che giocava alla rivoluzione senza rischiare in prima persona, e deve così essersi deciso a dare ai suoi collaboratori la prova che agiva in prima persona, incominciando a partecipare alle azioni, con la conseguenza che poi nella prima azione importante che ha fatto in prima persona è morto. Scopo del libro, dice D'Amato, era esercitare una vera e propria azione psicologica contro di lui, e questo dimostra che i mezzi psicologici hanno una loro importanza. In sostanza, in febbraio viene pubblicato a cura del Ministero dei Servizi Segreti, diciamo come fonti pubblici, questo libercolo, Feltrinelli, guerrigliero impotente, in cui si allude ovviamente a difficoltà private che probabilmente non sono neanche vere, ma tanto per attirare chi legge, no? Impotente è una cosa che fa leggere, no? E nel contempo guerrigliero che manda gli altri. A questo punto Feltrinelli, che lo legge e che è colpito nel suo io, dice: no, faccio io le azioni, benché non fosse molto abile nel preparare congegni o le cose manuali, no? Non era certo il tipo che da giovane faceva il bricolage, no? Perché era una persona che aveva ovviamente ben altre possibilità. Quindi inizia ad agire lui, e la conseguenza si vede con la morte. A maggio Umberto Federico D'Amato si compiace davanti in questa riunione, dicendo: in fondo con questo libro l'abbiamo ammazzato, perché lo abbiamo portato a fare esattamente quello che non sapeva, non poteva e non doveva fare. Molto interessante questo aspetto psicologico di provocazione, no? Che ha funzionato. L'idea comunque era quella di incastrarlo per Piazza Fontana, e ricordiamo che indipendentemente, adesso poi un attimino ci torno sopra, indipendentemente da quali siano state
le cause materiali dello scoppio di Segrate è stato utilizzato in modo fortissimo come diversivo, come pressione, come influenza sull'opinione pubblica per dire che il terrorismo era quello rosso, proprio nel momento in cui si stava sviluppando invece la pista nera su Piazza Fontana. Quindi in sostanza Feltrinelli sicuramente aveva fatto Piazza Fontana, ha fatto altre cose, aveva fatto anche quella, e questo per contrastare il lavoro dei giudici di Padova e di Treviso, che invece avevano mai scoperto, stavano scoprendo la cellula di Fede Ventura, e con tutte le conseguenze poi dei processi che sappiamo che sicuramente erano sulla pista giusta, quindi utilizzato come un diversivo. Ma poi ci sono proprio delle operazioni che vengono commesse contro di lui. Durante la mia indagine, uno di ordine nuovo, che si chiama Martino Siciliano, che era un veneziano, comunque legato al contesto di Freda, racconta che tutta un'operazione che ha un pochino anche della romanzesco, e viene confermata però da altri, è sicuramente avvenuta, che l'anno prima che Feltrinelli morisse, quindi siamo nel 71, loro avevano un ex nazista che aveva un castello in Carinzia, cioè non lontano dalla villa di Feltrinelli, che lì aveva una tenuta dove si tagliava legname che poi veniva venduto in Italia, no? In cui spesso Feltrinelli si fermava, no? Credo che tra l'altro una delle mogli fosse di quella zona, non mi ricordo bene, ma comunque in Austria aveva i suoi interessi, in Carinzia aveva la sua tenuta. Allora Siciliano e altri ordinovisti, curiosamente con l'aiuto delle custode di questo castello, che è un ex militante della Wehrmacht, no? Si appostano con fucile, pulmino, nastro isolante per sequestrare, no? Cioè per rendere inoffensiva la vittima, e cercano, di appostandosi intorno alla villa di Feltrinelli, di prenderlo, rapirlo. Lui formalmente era più o meno latitante, portarlo su un pulmino al confine con l'Italia e buttarlo dentro, in modo che venga consegnato alle autorità italiane. Poi l'operazione non riesce perché non riescono a trovarlo. Ci sono altri due episodi che voglio raccontare, sempre emersi della mia indagine. Ad un certo punto, e questo è un documento proprio che abbiamo ritrovato di ordine nuovo, si progetta di nascondere i timers che sono residuati dal lotto dei timers usati per gli attentati del 12 dicembre. I timers sono praticamente quegli aggeggi che ci sono anche nelle lavatrici, no? Che praticamente chiudono il circuito e fanno scattare i tempi, no? Dato che Freda ne aveva comprati 50, gli attentati furono 5 tra Milano e Roma, ne rimanevano 45, grosso modo. C'era il progetto di nasconderli in un'altra villa di Feltrinelli, che si trovava a Casale Monferrato, in modo da fargli ricadere la colpa e incastrarlo sulla vicenda di Piazza Fontana, quando invece stava emergendo la pista nera. Addirittura nel 73, quando Feltrinelli è già morto, si fa ritrovare una cassetta con esplosivo sull'Appennino Ligure. Abbiamo scoperto poi quale cassetta era, in che punto era. Siamo proprio nei giorni in cui c'è un attentato, tra l'altro, di estrema destra sul treno Torino-Roma. Il treno non deraglia solo perché l'attentatore si fa scoppiare tra le gambe l'ordigno, ma sarebbe stata una strage. E questo avviene a Genova. Di vicino fa trovare in questa zona dell'Appennino questo deposito, ed è una zona che sarebbe stata frequentata anche da uomini di Feltrinelli fino all'anno prima. Più o meno la provocazione in parte riesce, ma rimane poi abbastanza sminuita dal fatto che questo attentato sul treno degli stessi giorni non è attribuibile alla sinistra, perché l'attentatore, che era uno di ordine nuovo, si fa scoppiare la bomba tra le gambe e viene arrestato subito. Quindi sulla paternità del fatto non c'è il minimo dubbio, no? Per dirvi come c'è tutta una serie di episodi che sono una specie di scontro a distanza, no? In cui alla fine Feltrinelli ha la peggio, diciamo, se vogliamo usare un termine così di carattere calcistico. E vediamo un momento a Segrate. Segrate e Gaggiano sono due tralicci che sono importanti per la fornitura dell'energia elettrica su tutta la metropoli milanese.
quella notte un gruppo va a Segrate e un gruppo va a San Vito di Gheggiano, che è dall'altra parte della città. Cosa succede a Segrate? Lo sappiamo. A San Vito di Gheggiano la bomba non esplode, ma non ci sono vittime, cioè semplicemente il congegno non funziona. E questo la dice già lunga sul tipo di livello di preparazione che avevano. Allora, su quello che è successo, io non voglio pronunciarmi, Ceccato lo scrive molto lungo nel libro, ne parlerà lui. Sostanzialmente ci sono due ipotesi. Una, che è spinto da questa voglia di fare a tutti i costi che gli era stata suggerita dalle provocazioni di D'Amato, Feltrinelli ebbe deciso di fare tutto lui, benché non sapesse, era andato con due ragazzi sotto il traliccio. Quindi un gruppettino così abbastanza abborracciato, si arrampica, pasticce fili, si mette di qua a cavalcione di là, l'orologio, c'è una percussione dell'orologio che deve servire da innesco, viene toccato il perno, questo perno sciaguratamente non sarebbe stato isolato con del nastro, per cui parte il contatto, esplode tutto, li muore. La seconda ipotesi invece è completamente diversa ed è quella che espone Ceccato nel suo libro. Ad un certo punto, proprio perché Feltrinelli non stava molto attento a quale fosse il tipo di persone che reclutava, viene agganciato in Germania da un certo sedicente Gunther, che in realtà è un vecchio fascista dell'epoca della guerra, il nome è Berardino Andreola, coinvolto anche in vicende di mafia, militare della RSI, che aveva poi bazzicato in ambienti neonazisti in Germania. Questo si fa passare per compagno maoista, eccetera, eccetera, entra nel suo gruppo con lo scopo di provocare il disastro. Dato che questo Gunther fa parte del gruppo che fa i due attentati quella notte, e la tesi di Ceccato, che trova un riscontro in quello che fa poco vi dirò, è che sostanzialmente l'esplosione anticipata sia stata provocata. Questo perché Ceccato ha notato, e non avevano notato altri, anche soprattutto non avevano notato i carabinieri o non lo avevano voluto notare, che era stata staccata la lancetta, non quella delle ore, ma era rimasta solo quella dei minuti, se non sbaglio. Cioè quando si deve chiudere il circuito, si stacca una lancetta. Ovviamente, se io lascio quella delle ore, c'è molto più tempo, perché quello che fa tutto il giro c'è più tempo. Se invece stacco quella, se rimane solo quella dei secondi, in poco tempo si fa il giro e l'ordigno si chiude il contatto e l'ordigno esplode in modo anticipato. Forse non mi sono spiegato bene, ma insomma è chiaro che in questo modo si riducono di moltissimi tempi tra l'innesco e l'esplosione. Togliendo i secondi è una cosa, togliendo l'altra lancetta è un'altra cosa. Che questo sia stato provocato da Gunther, che maneggiava questi affari, di questi orologi, erano orologi in cerna, dei vecchi orologi che servivano per appunto chiudere il circuito, e quindi sostanzialmente Feltrinelli sia stato fatto morire perché la lancetta dei secondi andava in fretta e lo ha portato a saltare in aria mentre ancora stava approntando quello che stava approntando. Bene, io credo che questo è il quadro all'interno della strategia della tensione della Milano di quegli anni, della politica di quegli anni, in cui si colloca la vicenda di Feltrinelli, che, lo ripeto, anche se fosse stato un incidente, fu utilizzata prepotentemente, in forma molto incisiva, come elemento distrattivo dalla pista nera, che invece era quella vera, sulle stragi e all'interno delle quali si era voluto collocare Feltrinelli, che con le stragi poteva avere tutti i difetti di questo mondo, ma con le stragi non c'entrava assolutamente niente. Chiudo, ecco, ricordando così. Io credo che tuttora noi in tutte le città, quando usciamo di sera, tra l'altro, abbiamo queste librerie Feltrinelli aperte fino a tardi. È stato il figlio Carlo a mantenere vivo, tra molte difficoltà, questo enorme lavoro editoriale, e sono uno strumento culturale anche per dibattiti, per incontri di enorme importanza in Italia, indipendenti, le conosciamo tutti. Io credo che dobbiamo ricordarlo
soprattutto, in particolare, per quello che ha dato alla cultura italiana. Ho ricordato anche le pubblicazioni di Pasternak, ho ricordato le pubblicazioni di Tommaso di Lampedusa, più che come uomo ossessionato da una rivoluzione immaginaria. Ricordiamolo per l'uomo che è stato per la cultura italiana, e sul resto è un uomo collocato purtroppo nelle distopie di quegli anni. Vi ringrazio. Noi ringraziamo lei, dottor Salvini, per questa meravigliosa introduzione, per questa cornice molto, molto ampia e anche dettagliata per tanti aspetti. Anche per questa chiusa su Feltrinelli che condivido pienamente, di questa figura tragica, diciamo, le luci sono sicuramente molto di più delle ombre, e anche per fortuna, ovviamente non sappiamo come sarebbe andata avanti l'attività dei GAP, e quindi da un certo punto di vista potremmo dire, col senno di poi, che diciamo questa esplosione sul traliccio di Segrate ha interrotto la sua vita, ma ha magari evitato che si macchiasse di qualche delitto, chissà, che in quegli anni, e che in quegli anni veniva fuori anche la personalità del grande spessore culturale, come sono stati alcuni suoi compagni di lotta, in qualche modo, ecco, anche se non magari proprio dei gatti. Bene, veniamo a Egidio Ceccato e al suo lavoro molto ricco. Anzi, scusate, intanto voglio ricordare che nel 2019 il giudice Salvini ha pubblicato un libro ricco di dati sul suo, diciamo, lavoro di scavo in Piazza Fontana. E, ecco, e quindi edito da Chiare Lettere. E quindi, insomma, questo giusto perché si parla di libri, è importante ricordarlo. Prima ho ricordato il sito, ma c'è anche dietro un libro. Ecco. Il nostro autore Egidio Ceccato, ex docente di lettere nelle scuole superiori, lettere, storia, eccetera, appassionato di storia. Padovano, dopo diverse pubblicazioni di storia locale sulla resistenza veneta, si è dedicato allo studio delle pagine torbide della Prima Repubblica. Nel 2013 pubblica L'Infiltrato, poi Gian Giacomo Feltrinelli, Un omicidio politico, Il delitto Mattei, complicità italiane in un'operazione segreta della Guerra Fredda, e Delitti di mafia, dei pistaggi di Stato, gli intrecci tra mafia, estremismo fascista, istituzioni deviate, nelle vicende Mattei, di Mauro Berzotti e della Chiesa, che costruisce un quadro molto, molto ampio di una serie di quelli che forse vengono divulgati come misteri, ma in realtà sono dei fatti di cronaca tragici e oggettivamente molto, molto complessi, insomma. Ci è piaciuta una frase che ha scritto Ceccato, e che tocca agli storici andare alla ricerca della verità quando sono scaduti i tempi della giustizia, e noi lo sappiamo che a volte i tempi della giustizia purtroppo non portano alla soluzione. Poi sono le commissioni d'inchiesta, poi ci sono i processi, si aprono, si chiudono, eccetera, però quando ci sono atti come la prescrizione, passaggi giudicati, eccetera, quello che resta è lo scavo dello storico. Eccoci qui. Allora lascio il microfono completamente al dottor Ceccato. Allora ringrazio subito l'amministrazione comunale di Segrate. Si sente? Sì. Nella persona dell'assessore Porti, per avermi dato l'occasione di presentare il libro nel 50° anniversario della morte di da Giacomo Feltrinelli, e ringrazio il giudice Salvini che mi ha onorato a suo tempo per la prefazione, che per me rappresenta anche, diciamo così, un avallo autorevole, in quanto io sono uno storico di provincia, non accademico, anche se mi dedico alla ricerca da 40 anni, e ho prodotto una trentina di pubblicazioni, e mi onoro anche della sua presenza oggi.
che non è stata una cosa semplice per i suoi impegni. Allora, io vi accompagnerò nella presentazione del mio lavoro con una serie di slides. Ovviamente il tempo a disposizione non mi permetterà di approfondire certi discorsi, per cui molte affermazioni potranno sembrare apodittiche, cioè non supportate da un ragionamento concluso. Rimando alla lettura del libro per chi fosse interessato, o a domande nel momento finale per eventualmente affermazioni che non fossero chiare o non fossero adeguatamente, diciamo, dimostrate. Come mai mi sono interessato di Feltrinelli? È stato per caso, perché io mi sono interessato di storia locale, abito nel nord padovano, sono stato a scuola a Castelfranco Veneto, che è il paese di Giovanni Ventura, e mi sono interessato più che altro di resistenza veneta, ma ultimamente attraverso un personaggio molto controverso della resistenza dell'Alta Padovana, mi sono, un personaggio che ha avuto un ruolo in vicende nazionali come il caso Mattei, mi sono imbattuto appunto in un filo che gli ha permesso di dipanare una vicenda che dalla lettura delle carte processuali, degli atti, migliaia e decine di migliaia di pagine oggi facilmente, diciamo, consultabili, perché nell'archivio di Stato di Milano si possono acquisire con una chiavetta, con SB, altrimenti, diciamo, a questi risultati non si sarebbe potuti arrivare attraverso la lettura degli atti processuali. Ho avuto dei documenti da un personaggio che vedremo tra poco. E vi dico, la tesi è questa, semplificando al massimo. Si trattò di un incidente non casuale, come nella versione ufficiale, quella giudiziaria, e nella vulgata prevalente, condivisa tra l'altro dal figlio Carlo Feltrinelli, nel libro che ha pubblicato una ventina di anni fa e di cui dovrebbe uscire, o è già uscita in questi giorni, una mia edizione. Sono curioso di vedere se tiene conto di questa nuova lettura. Il committente, cioè chi aveva bisogno di sbattere un mostro di sinistra in prima pagina per riavvalorare la pista rossa per Piazza Fontana, è uno personaggio di Castelfranco Veneto. Castelfranco è una cittadina famosa per aver dato la taglia a Giorgione, ma anche a Tina Anselmi, la prima donna ministro nota, eccetera, eccetera, che si trovava in difficoltà sotto l'inchiesta di giudice Trevisani. La novità del libro assoluta è che qui c'è un nome e cognome di colui che ha manipolato l'orologio timer. Non c'erano i timer perfezionati di oggi, c'era un orologio che veniva collegato a un filo alla cassa e un filo invece su un perno metallico che chiudeva il circuito quando la lancetta toccava questo perno. E anche questo è un fascista, però riverniciato di rosso. Riesce a entrare nei circoli, nell'entourage di Feltrinelli, presentato probabilmente da un esponente della sinistra di allora, Oreste Scalzone, leader di potere operaio molto noto in quegli anni, che si spaccia per un ex partigiano di sinistra, membro della Volante Rossa, eccetera, eccetera. E lo scopo è quello appunto di, nel momento in cui i giudici Trevisani stanno forse stanno incastrando Giovanni Ventura e direttamente Franco Freda, e quindi la pista neofascista veneta come responsabile della strage di Piazza Fontana, c'è bisogno appunto di dimostrare che invece sono quelli di sinistra, e Feltrinelli era il personaggio ideale. Io ho trovato questo personaggio in alcuni documenti che mi sono forniti nel 95, quindi 22 anni fa. Il libro è del 18, quindi
a distanza di 27 anni fa, a distanza di più di 20 anni, quindi è tutto un lavoro di riflessione e di scavo a monte, diciamo, della pubblicazione, e poi si è andato a verificare che quel personaggio fosse esattamente quello che era stato, diciamo così, avvicinato da protagonisti di quelle vicende. Credo che la testimonianza più convincente che ho avuto è stata quella di Franceschini, a cui ho mostrato la foto. Franceschini aveva già segnalato questa anomalia dell'orologio di Lucerna manipolato in maniera strana, ancora alla Commissione parlamentare stragi, ancora più di 20 anni fa. E lui mi ha identificato il personaggio con un grosso margine di, diciamo, di probabilità. C'è qualcuno che ancora non crede, ho visto un numero di un secolo d'Italia che continua a spacciare il discorso dell'incidente. Io sono fermamente convinto della mia ricostruzione, ma è sempre, diciamo così, un convincimento che deve trovare poi riscontro nella conferma da parte degli studiosi. Non mi trovo con scusate, un problema tecnico, non capisco perché. A quale vuole andare? Eh? Sì, la seconda e la terza, se mai facciamo andare avanti. No, qui siamo molto avanti. Qui siamo alla fine quasi. Com'è? C'è un problema tecnico. Un attimo che non lo sappiamo. Torniamo indietro. No, no, io sono proprio all'inizio. Quello che devo fare solo una nuova volta. Perché invece di andare avanti, alla seconda, sì. Nata all'ultima, sì, sì, sì. E quindi poi andiamo indietro. Beh, le immagini servono così per focalizzare il ragionamento su alcuni punti, è chiaro. E tempo è poco, per cui... Ecco, ci siamo. Indietro ancora. Ancora? Eccolo qua. Sì, okay. La lancetta questa volta era andata va giù per andare avanti. Esatto. È il contrario. È super tornare indietro. No. È tutto qua. Okay. Sì, ho capito, però torniamo all'inizio. No, qui sono alla fine. Torniamo a quella di prima, quella iniziale. Sì, è che devo purtroppo ripartire sempre da campo. Ok. Adesso qua. La lancetta e la freccia è questa cosa. Per andare avanti. Sì. Va bene, speriamo di non fare errore. Freddo e Ventura, eccoli qua. Nel marzo del 72 stanno per essere incastrati dai giudici prezzari, che invece di indagare sulla pista arabica indagano sulla pista neofascista, e allora chiedono, in particolare Ventura, che è quello con la barba, chiede una controazione, un qualcosa, cioè che serva a ridare, diciamo così, visibilità al terrorismo di sinistra. E la pista neofascista nel Veneto era stata innescata da un professore di francese, quello che compare in una foto recente, accanto alla locandina di un film che ha proposto la strage in Piazza Fontana, che era andato dal giudice e aveva denunciato le confidenze avute da Ventura. Naturalmente ci sono voluti 2 anni prima che, perché non era creduto subito, le forze dell'ordine, i magistrati di Roma, eccetera, dicevano che era un mitomane, però la scoperta di uno scompiglio di armi, Castelfranco Veneto, nella fine del 71, ha ridato
visibilità alla tesi, credibilità alla tesi. E c'è una pubblicazione uscita nell'ottobre del 72, ma quindi scritto durante l'estate, in maggio del 72, quindi addosso dell'evento dello scoppio di Sedate, che dimostrava come questo Ventura, con l'aiuto di alcuni carcerieri, poliziotti, eccetera, era riuscito a far uscire dal carcere di Treviso un biglietto in cui chiedeva qualcosa perché stava per essere appunto incastrato dal giudice. E infatti lo scoppio di Sedate avviene subito dopo l'arresto di Freda, Ventura e Lauti, e poco prima che i giudici di Treviso concludano la loro inchiesta e mandano poi gli atti a Milano. Ecco, questo è Andreola, una foto del 77, una delle pochissime foto tra due carabinieri, perché nel 75 è di lì l'evento dal quale io sono partito per ricostruire a riprosa la vicenda Fedelnelli, fu arrestato in Sicilia dopo aver tentato di sequestrare un politico che vedremo tra poco, e fu processato e condannato a 10 anni di carcere, morì in carcere nell'83. La cosa strana è che fu accusato di sequestro di persona a scopo di estorsione per ricavare soldi e finì un carcere di massima sicurezza riservato a terroristi. La cosa strana è che ha colpito i giudici. Ecco, io ho avuto questi documenti nel 95 e Andreola, che appunto dopo la vicenda Fetrinelli è stato incaricato di seguire un certo Graziano Bergotto, che è un politico di un paese vicino al mio, che ha avuto la grossa carriera politico-manageriale in Sicilia, perché minacciava rivelazioni sui segreti di Stato. Il segreto di Stato di cui aveva avuto un ruolo era l'uccisione, chiamiamolo il delitto Mattei. Mattei, sapete, è caduto è morto per incidente aereo nel 62, 27 ottobre, a una 30 di chilometri da Segrate, in località Bascapè, primo comune della provincia di Pavia, confini con quella di Milano. E la domanda, in questi documenti, questo Andreola si spacciava per amico di Fetrinelli e come maoista che era andato in Sicilia per imparare i metodi della mafia e applicarli al terrorismo, gli dicevo, ma con quale personaggio coincide con la vicenda Fetrinelli? E allora mi sono procurato tutti gli atti all'Archivio di Stato di Milano, effettivamente ho trovato un riscontro in un personaggio che negli atti è chiamato Gunther o Günther, a seconda della versione. Ecco, quello Bergotto che pensavo di usare il computer, ma non ho la freccia, è il personaggio a destra, accanto a Mattei, qui siamo nel 60, in Sicilia, e oltre che nel caso Mattei, perché fu lui a convincere Mattei a scendere in Sicilia il 26-27 ottobre del 62, nella Sicilia dove qualcuno aveva preparato il sabotaggio dell'aereo che poi sarebbe precipitato al momento dell'esplosione del carrello, quindi quando è iniziato la discesa verso Linate, e poi nel 70 fu coinvolto nel delitto De Mauro, un giornalista che lui aveva incaricato di ricattare Fanfani, l'esponente non chiama neanche Cefis, perché ostacolava la costruzione di un metanodotto in Genia Sicilia, che oggi fa molto comodo perché rappresenta l'alternativa al gas che viene dalla Russia, che fu poi costruito da lei, ma lui voleva costruirlo col suo ente minerario siciliano, questo signore qua. E allora, siccome c'erano questi ostacoli, lui minacciava le violazioni sul caso Mattei e su altri casi. Eccolo qua, è il personaggio a destra. Qui c'è Mattei che sale su un aereo simile a quello che è caduto, ma qui siamo nel 60 a Palermo. Eccolo qua, nel 75 Bergotto viene proprio dall'avvocato Giorgio Ambrosoni,
l'eroe borghese che spucciando fra la contabilità delle banche di Sindona aveva scoperto dei fondi neri che erano dati a beneficio di questo prodotto. Andreola Gunther è quel personaggio che vedete raffigurato e nel 75 viene incaricato di zittire, ritenete, l'operazione che aveva fatto a vantaggio, possiamo immaginare, di chi? Con Feltrinelli, gli aveva procurato i titoli perché venisse incaricato da qualche altro nel 73, 84, 85 di seguire questo Bertotto che minacciava le relazioni sui segreti di Stato, e nel 75, quando Bertotto fu privato dalla presidenza dell'ente generale siciliano e quindi caduto in disgrazia, di togliere praticamente la vita per chiudere la bocca da sempre, perché minacciava queste rivelazioni. Ecco, questo è un giornale palermitano. A destra lo scandalo dell'ente minerario è lo scandalo dei fondi neri che andavano a beneficio di questo Bertotto, e viene chiamato Sanchez perché questo fascista che aveva avuto l'esperienza nella Repubblica Sociale di Mussolini tra il 44 e il 45, pur essendo giovanissimo, ma proveniva dalla famiglia fascista, aveva una grande abilità nel maneggiare esplosivi, ma anche nel di fornire false identità. Pensate che al momento dell'arresto, il 2 febbraio del 75, gli furono trovati 10 passaporti intestati a lui, era bravissimo nel manipolare appunto. E qui si faceva chiamare Sanchez, infatti, a questa data lo conoscevo come Sanchez. E viene chiamato confidente dei carabinieri. E questo fa molto pensare. Cioè, questo personaggio che si introduce nel circolo di Feltrinelli per realizzare quell'operazione che abbiamo visto di depistaggio, da chi è manovrato? È difficile dirlo. Il giudice Salvini prima parlava di Federico D'Amato, che è il capo del servizio segreto civile, cioè dell'ufficio affari riservati del ministro dell'Interno. In quegli ambienti lì, sappiamo che i carabinieri, e qui vengono fuori anche nomi molto importanti, hanno coperto questo personaggio, l'hanno coperto, e lui stesso, nei memoriali che faceva uscire dal carcere, confidava nell'aiuto dei carabinieri. Solo che il suo protettore più vicino, un colonnello di Palermo, verrà poi nel 77 ammazzato dalla mafia, e lui si troverà nei guai, nel senso che va condannato in primo e in secondo grado, poi finirà la sua vita. Quindi verrà abbandonato. E lo scopo, l'abbiamo visto, è riconfermare la pista rossa. Cioè, sono gli anarchici o comunque i maoisti o comunque gli estremisti di sinistra che mettono le bombe. E il cadavere dilaniato di Feltrinelli, secondo Corrizzo, era la prova lampante. Alla vigilia delle elezioni politiche del 72, siamo a 2 mesi di distanza. Quindi lo scopo di Segrate, nella mia lettura, è un episodio della strategia della tensione e non invece un incidente di un rivoluzionario inesperto, imprudente, magari anche troppo fiducioso in se stesso. Beh, sapete che lo scopo era quello di stabilizzare l'ordine politico, perché quando ci sono le bombe, c'è il disordine, l'opinione pubblica chiede legge e ordine, e questo favoriva i partiti di destra. Abbiamo visto, lo diceva già il 12 Salvini, che Feltrinelli era la persona ideale, perché già il 13 dicembre del 69, il giorno dopo la strage, era nel mirino degli inquirenti. Il cadavere lo vedete lì, sotto il traliccio, vedete dove c'è la scritta in rosso 513, il punto in cui lui era seduto e che un pezzo del longherone è stato spazzato via dalla carica di esplosivo, non sono esplose le cariche di esplosivo, erano i piedi del traliccio, sono esplosi solamente 3 gabellotti e lui ha avuto la gamba tranciata perché evidentemente il longherone ha protetto il resto del corpo.
Feltrinelli aspirasse, diciamo così, a destabilizzare l'ordine politico in Italia è una cosa nota. Qui lo vedete con Fidel Castro, insomma il suo modello era Che Guevara, abbiamo visto che sperava di trovare adepti perfino nel, tra i pastori siciliani, ma soprattutto tra gli abitanti italiani in Germania. Lui conosceva il tedesco di famiglia e quindi frequentava moltissimo la Germania. Eccolo qui, vedete, manca la gamba destra. C'è una foto anche più cruda, ma ho tenuto solo questa. Attentato o incidente. La verità ufficiale, quella giudiziaria, è incidente. In realtà, subito a caldo, tutti gli amici di sinistra, anche quelli della sinistra ufficiale, parlarono di, ecco, mostruosa provocazione, è proprio un documento che è uscito in quei giorni, ed era, secondo me, era verità. Però in realtà il giudice che emise la sentenza nel giugno del 76, che chiuse la vicenda dello scontro di Segrate, parlò di incidente, ma capì benissimo che c'erano delle retroscena inquietanti, come vedremo. Poi diciamo che il caso non fu più sollevato, e quindi nelle inchieste successive fu ribadita, diciamo, data per pacifica l'idea che Feltrinelli si fosse ucciso da sé, si fosse suicidato maneggiando imprudentemente il congelo che doveva innescare l'esplosione delle 40, circa 40 candelotti di dinamite. Ecco, diciamo che a partire dalla fine degli anni 70 e ufficialmente nel 79, alla vigilia della sentenza, ci fu la lettura di un comunicato del Brigato Rosso che, dopo aver dubitato molto inizialmente, hanno sposato la tesi dell'incidente, per cui tutti contenti, compresa la famiglia, quindi Carlo Feltrinelli, non certo invece la consorte Inge Scelta, Inge Feltrinelli, quella che poi ha preso in mano la casa editrice, che anche in articoli pubblicati sul Corriere della Sera qualche anno fa, poco prima di morire, riproponeva la tesi dell'attentato, del sabotaggio. Ecco, io trovavo questo Andreola che diceva di sé che era un amico di Feltrinelli, e io mi chiedevo, ma con chi può coincidere tra gli amici? Allora mi sono letto i libri e poi mi sono visto gli atti giudiziari e ho pensato, l'unico personaggio che poteva in qualche maniera calzare questo personaggio era questo Gunther, che fu prosciolto nel 76 perché è rimasto sconosciuto. E il personaggio c'è negli atti e ci fu una lunga operazione nel 75 per cui Andreola, che era in prigione a Palermo, poi a Siracusa, proprio in Sicilia, per la vicenda del Verdotto, fu sottoposto a un interrogatorio, a perizie mediche, per vedere se era questo Gunther. Chiaramente a guardia del pollaio c'erano le volpi che avevano realizzato, comunque protetto, diciamo così, lo scopo di Segrate, per cui alla fine questo Andreola fu considerato un mitomane, cioè diceva cose strapalate e non fu tenuto in considerazione. Oggi la tesi prevalente è proprio questa, la mia è, oppure c'è qualcuno ancora che pensa al sabotaggio, quindi al delitto, ma pensa che Feltrinelli sia stato portato sotto il traliccio o drogato o legato, quindi pensa alla messa in scena, e invece no, Feltrinelli è andato volontariamente a minare il traliccio, poi vedremo perché, solo che appunto qualcuno più furbo di lui aveva manomesso il timer, che poi era un orologio un po' modificato. Diciamo che le conferme, perché dovevo trovare le conferme, ho trovato almeno 4-5 persone che l'avevano conosciuto e che l'hanno riconosciuto. Direi che il più importante è Alberto Franceschini, numero 2 delle Brigate Rosse, accanto a Renato Curcio,
E quale, queste cose qua le diceva 20 anni fa, e le ha dette anche, come ricordavo prima, in una sede autorevole che è la Commissione Parlamentare Stragi. E diceva la cosa strana, è che l'orologio, invece di conservare l'accetta delle ore, cosa vuol dire l'accetta delle ore? Che per dalle 9 arrivare alle 12 ci mette 3 ore. Se viceversa è la ricetta dei minuti, ci mette 15 minuti. Se un terrorista ha a disposizione 3 ore, può fare i collegamenti, collocare i candelotti con calma. Se invece ha 15 minuti e non lo sa, perché è convinto di avere 3 ore, succede che il circuito si chiude prematuramente e non tutte le cariche erano state collegate, ma quelle collegate, cioè quei 3 candelotti che aveva praticamente sotto le gambe, scoppiano e li portano via la gamba destra. L'altro testo importante, perché l'ho contattato poco prima di morire, Augusto Vier, dice poco a molti di voi, era della banda 22 ottobre. Lì vedete una foto storica, perché era una rapina proletaria, diciamo, erano i salari, i stipendi dell'Istituto Case Popolari, e c'era un tizio che dalla finestra si è accorto di questo, ha preso una macchina fotografica, e questa non è fiction, questa è realtà, ha preso la fotografia nel momento in cui viene quello che guida la Bretta, mi pare si chiamasse Rossi, quello che è successivo, che manda la pistola e ha appena sparato al fattorino, non so se è Rossi il fattorino. Quindi è una foto drammatica, perché è una foto vera, e questo personaggio che non si è mai pentito era quel giorno lì assieme a Andreola Günther a minare l'altro traliccio, quello di San Vito di Gaggiano, cioè si trova dall'altra parte di Milano. E lui mi ha confermato con alcune riserve. Qual è la riserva principale sia di Franceschini sia di Vier? Che quel tipo che hanno conosciuto gli assomigliava, ma era molto più magro. Ebbene, la foto che io vi ho mostrato è del 77. Loro l'hanno conosciuto nel 72. E effettivamente nei documenti dell'epoca risulta che aveva subito un'operazione allo stomaco. E quindi è comprensibile che fosse molto più magro, perché se aveva un'ulcera, evidentemente anche l'organismo ne aveva risentito. Quindi poi ho trovato altri. Ecco, chi lo ha introdotto? In base alla testimonianza di Carlo Fioroni è stato Oreste Scalzone. Io ho contattato Scalzone per telefono e lui naturalmente giura che invece Günther è un computer, va identificato con Ernesto Grassi. E io invece immagino, da tutta la serie di indizi che troverete nel libro, perché sono tantissimi, che sia Günther sia Grassi siano due criptonimi, due soprannomi, due nomi di battaglia, ambe due coniati da Feltrinelli, che conosceva bene uno scrittore tedesco che diventa premio Nobel per la letteratura nel 1999 e di cui allora non si sapeva che aveva militato da ragazzo nelle SS, nelle SS. Lui l'ha messo in tarda età, era un socialdemocratico, quindi ha dedicato una vita, diciamo così, all'impegno politico su posizione di sinistra, quindi gli è stato perdonato, diciamo, questa defaianza giovanile. E quindi anche Andreola era fascista e lo aveva messo a Feltrinelli, però aveva detto che si era convertito alla sinistra. Lui dice addirittura nel marzo del 45, vedendo dei partigiani fucilati dai fascisti. Poi dice nel 48, in realtà, testimoniando contro i partigiani i processi dei primi anni 50, quindi fascista era rimasto fino alla fine. E quindi, se conosceva il passato fascista nazista di Günther Grass, probabilmente ha preso i due nomi, Günther e Grass, e Günther, riferito a Andreola, e Grassi è quel partigiano che Oreste Scalzone dice aver adottato il nome di battaglia. In realtà, com'è possibile che un operaio che lavorava in una fabbrica milanese si faccia intervistare nel 74 da un giornalista dell'Espresso in Svizzera? Mentre più facile, tanti altri, ci sono tantissimi indizi che fanno ritenere appunto che questa identificazione di Scalzone
che sarebbe il principale sospettato di aver fatto da un allevatore presso Feppinelli della, diciamo così, della posizione di sinistra, credo, che abbia detto una verità di comodo. E infatti, se osservate, questo qui è Potere Operaio, uscito nel 72, qualche giorno dopo l'evento, e cosa dice? Mentre tutta la sinistra parlamentare e destra parla di mostruosa messicena, cosa scrive? Un rivoluzionario è caduto nell'adempimento del suo dovere e parla di imprudenza, cioè lui sa la verità e la sa perché probabilmente conosce proprio quella Andreola Günther che lui ha diciamo presentato a Feltrinelli. È l'unico che sposa fin dall'inizio la tesi dell'errore tecnico. Naturalmente questo è il Corriere della Sera per circa per due mesi sulla tutti i giornali questa vicenda ebbe risonanza data la stampa. La campagna elettorale del 72 fu dominata da questa vicenda anche perché fu seguita dalla scoperta di una serie di covi dei GAP di Feltrinelli, ma covi anche delle Brigate Rosse. Attenzione, GAP e Brigate Rosse sono un'unica cosa nel 72. Tant'è vero che l'istruttoria è nei confronti di Feltrinelli e Brigate Rosse sono considerate un'unica cosa. In realtà sono cose distinte. Le Brigate Rosse guardano con sufficienza, loro hanno una base operaia e studentesca, guardano con sufficienza a Feltrinelli, lo considerano casomai una vacca da mungere, perché lui ha i soldi, quindi lui può finanziare. Ma Feltrinelli non ha molti addetti nei suoi GAP. Perché? Perché è considerato l'esponente della borghesia. È vero che ha un passato di sinistra, ma in quel mondo giovanile e studentesco non è la persona adatta per... Guardate queste scoperte qua. E quindi questo evento ebbe una grande risonanza e dicevo, un grande peso anche nella vittoria della destra alle elezioni del 72, quando il partito del Mirante raggiunse il suo massimo storico, mi pare l'8,8%. Ecco la domanda. Quello che se fosse stato un incidente, come si spiegano tutti questi interventi a gamba tesa di settori delle istituzioni per depistare le indagini? Interferenze. Il giudice che era di guardia quel pomeriggio non prese in mano le indagini per scelta del capo, del procuratore capo Enrico De Peppo, che era un esponente, diciamo, della struttura di destra. Per fare le indagini furono chiamati appositamente a Milano da Padova il maggiore Rossi, quello che non si era accorto che nel 69 Freda stava preparando le bombe e che aveva contribuito a incastrare il commissario Giuliano, che invece aveva scoperto e l'aveva mandato in Puglia con una riduzione dello stipendio. E Bonaventura, che farà molta carriera e troveremo tante altre vicende strane degli anni 70, 80 e 90, e a chiamarli è il comandante della regione Carabinieri Mastrengo, che ha giurisdizione su tutti i carabinieri dell'Alta Italia e che è un esponente ex fascista della Repubblica Sociale e piduista coinvolto in trame oscure degli anni 70, compresi i colpi, eccetera. E le perizie, quella cosa più strana, 7 periti, di cui 4 professori universitari, che non si accorgono di che cosa. Come vedremo, ecco qua del Peppo, qui siamo il 16 dicembre, 4 giorni dopo la strage, quando i giornalisti, eccolo lì, Bevere, è quello a sinistra, che verrà privato dell'indagine, rimane invece Viola, con gli occhiali, con il foglio in mano, che è quello che ha fatto importanti rivelazioni recentemente. Eccoli qua, il maggiore Rossi è quello qui al centro, quello che diventerà colonnello Bonaventura
a destra. Eccolo qui l'orologio. Vedete, la lancetta più lunga è quella rimasta, che è una stranezza perché tutti gli altri orologi conservavano. Non solo, ma questa fotografia è una fotografia ingannevole, perché la lancetta non può essere in quella posizione, in quanto in prossimità delle ore 12 avrebbe trovato il perno che bloccava la lancetta. E i primi perini che hanno preso mano gli aperti furono proprio al nucleo dei carabinieri comandato da Bonaventura. Sono loro che hanno tenuto i reperti per 35 giorni prima di consegnare il perino. E sono loro che hanno avallato la pista dell'incidente. Questo è il vetro, ecco, vedete il perno di quella massa nera, è una specie di bulloncino avvitato sul vetro che ha una parte che sporge sopra, che dove c'è il filo di un polo, diciamo così, del congegno elettrico, e la parte sotto che invece blocca la lancetta quando arriva a quell'ora lì. Pensate che in tutto il materiale fotografico annesso agli atti non si conserva alcuna fotografia della lucerna nello stato originario, perché la lancetta avrebbe dovuto trovarsi in prossimità delle ore 12. Vedete, hanno dato molta importanza a una piccola tacca che c'è sulla cassa dell'orologio in prossimità della scritta, che è rilevabile solo al microscopio elettronico, che dimostrava che involontariamente Feltrinelli aveva sbattuto questo orologio timer addosso il traliccio, per cui aveva prodotto un cortocircuito. Non era questo, la lancetta aveva raggiunto chiaramente le ore 12, ma invece di lasciargli 3 ore o 2 ore e mezzo o 2 ore, gli ha lasciato 10 o 15 minuti di tempo, e quindi è stato sorpreso dalla chiusura del circuito. Eccolo il colonnello Russo. Qui vedete tra le carte trovate nei covi brigatisti, nei covi di Feltrinelli, il proprio nome di Gunther Narko, che è quello che ha fatto il disegnino indicava come collegare i fili. E quello è il colonnello Russo, protagonista di un sacco di depistaggi in Sicilia. Era un collaboratore della Chiesa, anzi era, quando dalla Chiesa tra il 67 e il 73 è stato comandante della Legione Carabinieri di Palermo, il suo referente per i collegamenti con la mafia. A quei tempi non c'era il pentitismo, non c'era la legislazione premiale e bisognava avere dei confidenti per poter avere informazioni. E lui, diciamo, che usava in maniera un po'... Ecco, intervenne quella volta lì, quando ci fu la possibilità di identificare il Gunther con il Andreotti arrestato in Sicilia, intervenne anche Carlo Alberto Dalla Chiesa, che era il comandante e responsabile del nucleo investigativo che servicava appunto alle Brigate Rosse. E cosa fece? Accusò il giudice istruttore di connivenza con le Brigate Rosse. E naturalmente il giudice dette le dimissioni. No, si può con l'inchiesta quando c'è il sospetto che sia connivente. Vera o non vera? Forse anche vera, perché ci sono dei, lo dicono i brigatisti, c'erano dei passi del giudice Bever, del giudice di Vincenzo, che io ho contattato perché negli ultimi anni si è messo a fare il notaio, dopo qui a Milano, che mi ha lasciato tutta una serie di testimonianze. È lui che ha scoperto che i periti avevano sbagliato a identificare la gente. Immaginate, 7 periti pagati dal tribunale, di cui 4 professori universitari, che scambiano la lancetta delle ore per quella, la lancetta dei minuti per quella delle ore. E lui che ha scoperto questo, ha voluto depistare o no? Non lo so, farò stare, mi ha costretto il giudice a dimettersi, e subentrato il giudice Antonio Amati, quello che aveva considerato Pinelli suicida, che si era ucciso perché era stato scoperto, diciamo, il suo coinvolgimento nella strage della bomba di Piazza Fontana e si era buttato giù dalla finestra. Non stupido questo giudice, perché nella sentenza
si capisse che ha mangiato la foglia. Che cosa lo fa decidere per l'incidente? Perché, ed era vero, Feltrinelli era andato volontariamente sotto il traliccio. E c'era una registrazione, una domanda molto importante, che lascio sorpresa. Chi volesse approfondire si legga sulla voce di Wikipedia, la voce di Carlo Alberto della Chiesa, l'ultimo capitolo, aspetti dibattuti, ci sono 7-8 paragrafi in cui io spiego qual è la mia visione. Lui è un martire della legalità, in tutte le caserme trovate il suo ritratto. Ed è vero, quando ha accettato di fare il prefetto di Palermo, sapeva di rischiare e quindi ha dato la vita per... Però nel suo passato è un uomo del suo tempo, ha servito quella Repubblica che non coincideva con quella, diciamo, configurata dalla Costituzione, ma quella di fatto della guerra fredda, per cui la democrazia coincideva con quel blocco partitico. E lui ha lavorato per quello. E anche nei 7 anni in cui è stato comandante dei navigli di Palermo, non è che abbia fatto granché contro la mafia. Alla fine ha voluto veramente combattere, ma non gliel'hanno lasciato fare. È un personaggio a luci e ombre. La narrazione ufficiale è diversa, ma lo storico ha il compito di mettere in luce anche questo. Di sicuro lui ha depistato, questo lo posso dire perché è giunto alla sentenza, nelle indagini sul caso De Mauro. Lui insieme con il suo collaboratore Rossi hanno fabbricato un verbale fasullo per annullare la pista Mattei della morte di Mauro e inventare la pista Droga. Cioè hanno fatto queste operazioni, ma questo è pacifico, una cosa che hanno fatto, e lo scrivo in tutte le stanze. Ecco, chi volesse capire qualcosa di più, questo è il mio ultimo lavoro, si parla di depistaggi, ma si potrebbe dire anche delitti. Alcuni di questi sono delitti stati dietro il delitto Mattei, ci sono la Francia e soprattutto gli Stati Uniti, più che l'Italia. Casomai le istituzioni depistano. Cos'è che, perché, diciamo, a livello mediatico ancora oggi prevale la tesi dell'incidente? Perché lo stesso Andreola Günther si tiene da fare, e questo dimostrò la sua abilità, per avallare la tesi del fatto che era stato un incidente non voluto. Lui non era presente a Serrate, lui comandava, diciamo così, il comando che era andato a minare il provincio di San Vito Gaggiano. Però ha contattato i 2 giovani che erano insieme a Feltrinelli. Uno era rimasto ferito una coscia leggermente, l'altro aveva avuto il timpani rotti nell'esplosione, e ha raccolto le loro testimonianze perché le Brigate Rosse incaricarono un loro giornalista, Antonio Bonavita, che dirigeva una rivista contro informazione, di informarsi su questa vicenda, quindi di interrogare i testi più vicini a Feltrinelli. E lui si è presentato ed è, invece di scappare come tutti, ha avuto il coraggio di presentarsi. Addirittura ha offerto una partita di MAB di Mitra a Curcio e Franceschini, e ha avuto un anticipo di 5 milioni e poi è sparito, non ha più considerato nulla. Ha avuto un grande coraggio e quindi ha fatto tutta una serie di interviste ai giornalisti di ABC, a giornalisti anche di Basilea, a Mario Scaloia dell'Espresso, e soprattutto un'intervista registrata che fu scoperto, il nastro della cassetta fu scoperto dai carabinieri della Chiesa nel 74, 2 anni dopo, nel covo di Robbiano, in Libia, che non è molto lontano da qui, parlo 20 chilometri. E questo documento è sparito, perché se fosse autorizzato all'epoca si poteva risalire alla voce di chi l'aveva. E quindi, siccome Gunther era ancora vivo, Andreola era ancora vivo, si sarebbe potuto, diciamo così, anche questi documenti sono spariti stranamente. Cioè, tutti questi depistaggi non avrebbero senso se fosse stato un accidente. Le Brigate Rosse inizialmente avevano sposato la tesi della mostruosa provocazione,
Nel 79 con un comunicato letto proprio in tribunale hanno detto come è stato un incidente. E così tutti contenti, anche la famiglia Fitrinelli. Mettetemi nei panni di Carlo Fitrinelli. Per lui è più facile ricordare il padre come una specie di rivoluzionario, sì, un po' ingenuo, idealista, poco esperto, visionario, piuttosto che, diciamo così, lo sprovveduto che si fa infiltrare come fascista e si fa, diciamo così, avanzare. Tra l'altro, avevo dimenticato di dirlo, no? Come ha funzionato questa trappola? Naturalmente i congegni li ha preparati con Andreola Günther, che era l'esperto di esplosivi, anche se lui dice nell'intervista che è stato Fitrinelli a prepararli. Immaginatevi se lui usa, perché ha usato anche lui quei timer, li ha usati a servito, se si fida a usare un orologio manomesso da Fitrinelli. È incredibile, l'ha fatto lui. Ha consegnato a Fitrinelli un orologio che non funzionava perché uno dei poli saldato alla cassa si era staccato e quindi non funzionava, per cui Fitrinelli ha dovuto usare il secondo orologio, l'ha tratto nel buio illuminato da una torcia elettrica nel buio della sera, sotto la pioggia, ha tratto questo secondo orologio e naturalmente non si era accorto che il secondo orologio aveva la lancetta delle ore e quindi riduceva il tempo di esplosione a 10-15 minuti. Quindi ha calcolato bene i tempi. Ho quasi finito, Il giudice Amati non era sprovveduto. Ci sono delle pagine che fanno capire che parlava di diritto di famiglia, cioè ad opera di un gappista, ma era un gappista in realtà fascista, abile a mascherarsi, bravissimo a assumere false identità. E le sentenze hanno avallato, e questa è la verità ufficiale, a cui ho sezionato, credo, ancora oggi. Vediamo cosa scrive nella ultima edizione di Senior Service. Ecco, quello che è forte è che ne ha parlato già il giudice Salvini, e queste cose qua anche io le ho prese dagli atti giudiziari reperibili sul supporto informatico all'archivio di Stato di Milano, che contemporaneamente c'erano altre operazioni, in particolare l'ultima. Cosa succede all'inizio del 72? Succede che un certo Prunia, che è un personaggio delinquente, si vede che è in carcere a Pavia e dice che lui si ricorda nel gennaio del 72 che aveva sentito nel dicembre 79 un certo Umberto Rai vantarsi di aver lui confezionato la bomba in Piazza Fontana dopo due anni, e i giudici milanesi non lo prendono sul serio, ma riesce a farsi adottare dal giudice di Pavia, che guarda caso era il giudice che aveva emesso la sentenza sul caso Mattei, dicendo che era stato un incidente, un errore tecnico, un errore del pilota o una. E quindi dopo, alla fine, lo ascoltano anche a Milano e dà una versione. Poi, quando riesce lo scoppio di Segrate, l'anno successivo lo interrogano e comincia a smontare tutto. Insomma, hanno preparato un'altra pista giudiziaria per dire che Fitrinelli aveva commissionato al signor Rai la bomba di piazza. Rai c'è veramente. Era uno di fiducia anche, un ex partigiano comunista, che poi è stato espulso dal PC. Era veramente un personaggio attendibile, perché quando il leader studentesco Rudi Dutschke in Germania è stato ferito dalla parete di destra, Fitrinelli lo aveva ospitato nella sua villa, ricordo più dove, qui più lontano, e aveva chiamato questo ex partigiano a fare la guardia per 15 giorni. Quindi era un amico di Fitrinelli. Quindi l'accusa poteva essere credibile, ma questa pista, una delle tante preparate per gli affari Fitrinelli, cade ai domani. Ho finito. La cosa strana, però, non è semplicemente un'ipotesi. Le scoperte nascono dalle domande, dal dubbio. Io ho trovato dei documenti, uno dei quali non è tirato da nessuno, ecco, che il commissario Luigi Calabresi, che indagava a nome della polizia, perché indagavano i carabinieri
maggiore Rossi e il tenente Bonaventura, ma indagavano anche i poliziotti. E questo è l'ufficio politico della questura. Al centro c'è il famigerato Antonino Allegra, personaggi presenti e non presenti al ricordatorio di Pirelli, che però aveva fatto due mesi dopo. E cosa c'è di strano? Io ho il dubbio non è certezza, è l'ipotesi, la pubblicherò anche, ma la tesi è stata ufficializzata da un colonnello dei carabinieri, si chiama, non è che adesso il nome è colonnello, scusate, che fu utilizzato anche dal giudice Salvini, è un procuratore, l'ha utilizzata lui questa qui, per i giudici di Brescia e di Milano, in due relazioni del 2000-2001, in cui ipotizzava che, è vero, Calabresi è stato ucciso, sparato, per usare un meridionale, da un esponente di lotta continua, Pietro Stefani, su input del leader di lotta continua, Adriano Soffri. E tutto questo è nato dalla rivelazione di un certo Marino che faceva da autista per la macchina. Ma dice, l'hanno fatto su input per conto. E questa disponente di destra, perché Calabrese stava denunciando alcune irregolarità che avvenivano nell'ufficio politico della questura milanese. Soprattutto lui che aveva avallato a suo tempo la pista anarchica per strada di Piazza Fontana, si era ricreduto e pensava che la bomba fosse stata messa magari da personaggi di sinistra, ma elementi di destra. E soprattutto, dico io, perché questo dice anche il giudice Viola, seguendo l'inchiesta Ferrinelli si accorgeva che i giudici e gli altri ufficiali di polizia giudiziaria stavano giocando sporco, stavano cioè manomettendo le indagini. Questa è la mia tesi. Quindi si tratterebbe di un assassino derivato, cioè per conto terzi. A uccidere sarebbero stati quelli di lotta continua che processualmente sono risultati colpevoli, ma non subito, perché le indagini non, eppure era logico pensare a quelli di lotta continua perché stavano diffamando, stavano accusando Calabresi di aver fatto ammazzare Pinelli, quindi lo stavano mettendo in croce. E c'erano delle irregolarità, ma soprattutto il documento più importante, chiudo perché non approfondisco, eccolo qua, Soffri, ecco Marino, quello che ha chiamato in causa Soffri, Pietro Stefani e un altro. Quel personaggio che vedete lì in fondo è un personaggio incredibile, è una foto di 9 anni fa, l'ho intervistato in Friuli, perché è il personaggio che Calabresi andò a incontrare a Basilea, in Svizzera, il giorno dopo la strage di Piazza Fontana, perché la sera stessa di Piazza Fontana il suo superiore Antonino Allegra, responsabile dell'ufficio politico, mi disse vai lì perché sospetto di quel personaggio lì. Questo personaggio qualche settimana prima di Piazza Fontana, confidente della polizia, aveva scritto 2 lettere, ci sono, in cui diceva nell'ambiente che io frequento, quello di Feltrinelli, quello degli anarchici, ci sono delle teste calde che progettano atti eversivi. Quando l'atto eversivo ci fu, lui fu subito considerato un teste e mandarono. Bene, il 13 dicembre, il giorno dopo, Calabresi interrogò il personaggio per non redarsi a confermare, perché alla fine ritenne che avesse, fosse un mitomane, che avesse detto cose ininfluenti. Invece, nel 1 di maggio del 72, 2 mesi dopo, 1 mese e mezzo dopo la morte di Feltrinelli, 15 giorni prima che venisse ammazzato, qualcuno all'interno della questura ritiene di dover recuperare quel verbale e vanno a trovare questo signore in Friuli, vicino a Tolmezzo, dove abitava. L'avevano arrestato dopo la morte di Feltrinelli perché era un amico di Feltrinelli. Mi hanno fermato, lui dice addirittura che l'avevano mandato in Bolivia, non so se sia vero perché conta tante storie apparentemente incredibili. Attenzione, lui non è responsabile di nulla perché è un altro di pollo, ma condannato per truffe, non è un criminale.
però ha ammesso ed è rimasto molto colpito dal fatto che avesse il verbale, perché questo verbale fatto nel maggio del 72 per un interrogatorio effettuato nel dicembre e senza ascoltare Calabresi, Calabresi è ancora lì, era a Milano, perché non hanno interrogato lui, sono andati dall'interrogato e nella ricostruzione che avviene 2 anni e mezzo dopo, viene fuori che Calabresi ha prevenuto che era lui l'inventore della pista antica. Cosa vuol dire? La mia ipotesi, ho finito, è che volessero ricattare il commissario Calabresi, dicendogli, sta attento, se tu cominci a tirare fuori storie, eccetera, eccetera, noi dimostriamo che sei stato tu a inventare il capro espiatorio degli anarchici. Sapete che la moglie, la vedova, il socio, eccetera, tutti dicono che in quei giorni Calabresi si fosse molto ricreduto sulle vicende, parlasse di menti di destra e manovranza di sinistra per la frase, e probabilmente io dico anche che stesse anche scoprendo che conducevano le indagini sulla morte di Futrinelli in maniera, diciamo, truccata. È un'ipotesi che vedremo. Questa è l'ultima slide, ancora penultima. Stiamo recuperando frammenti di verità, non sarà una verità totale, assoluta. Dicevo prima che i tempi della giustizia sono finiti, ormai sono morti tutti. Abbiamo bisogno di verità. Io credo di aver dato casualmente un contributo su questo, ma non solo su questo. Quegli anni furono guerra, anni di guerra civile a bassa intensità, si isola la manovranza fascista, pezzi delle istituzioni. Non sto a indicare i corpi perché potrei portare suscettibilità. Usavano anche esponenti della mafia. Si è parlato di convivenza non conflittuale in quegli anni, e questo è l'ultimo. Un libro che ho scritto, pubblicato 3 anni fa, mostra anche qualcosa di più di quello che ha scritto il giudice Calia, perché lui si ferma all'uso della documentazione che gli è servita per dimostrare che l'aereo è stato sabotato. Io vado più là e indico anche i possibili mandati, perché il personaggio che mi ha fornito i documenti era proprio quello che ha fatto venire, era un collaboratore di Mattei, che ha fatto venire Mattei in Sicilia, e si tratta di un'operazione coperta, si dice, un'operazione illegale, che non si può fare ufficialmente con i propri servizi segreti, sembra che abbiano trovato attraverso interposte agenzie i mafiosi disposti attraverso questo progetto, che era un collaboratore, a far venire Mattei in Sicilia una settimana dopo che c'era già stato, e lì avevano preparato il sabotaggio aereo che poi è precipitato nel momento in cui sopra il cielo di Bascapè il pilota Bertuzzi ha accionato la leva di apertura del cavello, una piccola carica esplosa, piccola carica per rendere ingovernabile l'aereo e per dare l'idea che fosse precipitato per caso naturale, perché se esplodeva in cielo era evidente che era un attentato, quindi attentato rimanda a complotto. Si doveva far passare per incidente, e anche quello è passato fino a pochi anni fa per incidente. La verità ufficiale, l'unica sentenza del 66 è valore del pilota o avaria tecnica. Si fa così perché altrimenti, altrimenti l'opinione pubblica se la prenderebbe con i responsabili della complotto, e quindi, come nel caso di Fittinelli, uccidere Fittinelli, farlo uccidere da uno di destra, avrebbe comportato un'opinione pubblica, diciamo così, incazzata con quelli di destra, invece l'effetto era quell'altro. Spero di aver chiuso. Si chiama quel signore che è del 40 o 39 con classe, si chiama
Giuseppe, Iob, Chitaro. Chitaro era il nome della famiglia. Iob, perché è stato adottato, era figlio di legittimo. È un personaggio che ha riconosciuto, un altro che ha riconosciuto Gunther Andreola come frequentante di quello che si chiamava l'ex albergo commercio, e che era trasformato in casa dello studente nell'estate del 68, e lui lo conosceva non per il nome suo, ma come tedesco. In effetti questo Andreola aveva frequentato un corso di addestramento nella Germania nazista e aveva imparato più lingue, in particolare bene il tedesco, che gli permetteva di spacciarsi o per un personaggio spagnolo, un ingegnere spagnolo, Sanchez o tedesco. Naturalmente ha scritto un sacco di cose, mescolando la verità con la falsità. E l'unica cosa da fare in questi casi è trovare gli riscontri. Sono riuscito a trovare 4-5 personaggi che l'hanno conosciuto, l'hanno riconosciuto, e alcune di queste cose sono vere, altre non sono falsità. Sì? Una domanda personale. Quando si trova a fare questo lavoro? Sì, adesso io passo il microfono. Volevo ricordare che i libri sono in vendita e che la libreria che ci assiste, ecco, quindi potete chiedere a lui se riuscite prima. Che sensazione si prova quando si entra in possesso di documenti che sono stati in mano a personaggi importanti, quando si scoprono queste cose? Cos'è l'adrenalina, senso di paura a certi momenti? Cercate di disarmarmi in questo lavoro, quando lei si trova da solo in mano e fa queste interviste, parla con dei personaggi particolari, che sensazione prova? Paura, potenza, sensazione di potere, di aver scoperto qualcosa, adrenalina al 100, così adesso quale sensazione personale si sente? Sembra di giocare alla costruzione di un puzzle. È un gioco che gratifica l'intelligenza. Paura non direi. Preoccupazione nel caso del personaggio che mi ha fornito questi documenti da cui sono partito, che la famiglia potesse, per vicende diverse da questa, diciamo, trovare cavilli per usare l'arma giudiziaria, cosa che è anche successa tra l'altro. Ma per il resto è la sensazione di vedere partire dall'ipotesi e poi trovare mano a mano dei tessere che ti permettono di riempire e avere anche la onestà intellettuale, se trovi una tessera che non si castra, di non forzarla, di non barare, insomma, no? Perché non c'è nessuno che mi, nessun committente, nessuno che. E quindi è un lavoro che chiede tantissimo tempo. Io, in particolare, ho avuto un documento, l'ho avuto nel 95, pensate, una lettera anonima di un mafioso che era amico dei mafiosi che avevano cercato di sequestrare Verzotto, un personaggio merito di un amico scorpione di casa, che Andreola aveva chiamato in causa con i suoi complici e non c'entravano per nulla. Questo mafioso implorava Verzotto di discolpare questi tre, dire guarda, non sono stati loro, perché poi questi tre furono ammazzati, perché Bertotto era amico di boss mafiosi di prima grandezza del firmamento mafioso di Cosa Nostra siciliana. E questi tre furono eliminati dal suo compare di matrimonio, cioè da quel mafioso di cui aveva fatto il testimone di morte. E in questo documento, che è un documento stranissimo, 4 cartelle di 4.000 battute, quindi l'equivalente di 8 cartelle di 2.000 battute, ci sono mille riferimenti. Alla fine, nel corso di molti anni, sembrava una cosa fantastica, perché chiaramente questo boss mafioso non è che esponeva le cose in maniera, diciamo, organica, passava di parola in frasca, perché il suo interlocutore le cose le sapeva. Alla fine sono riuscito a decifrare tutti i collegamenti, uno mi è rimasto un po' d'ombra,
E quindi è un gioco, diciamo così, di incastro che ricorda la situazione che si fa nel realizzare un padre. Dopodiché, siccome io ero insegnante di storia e mi sarebbe piaciuto anche trattare gli argomenti recenti, immaginatevi di poter portare qualche nuovo, diciamo, pezzo di verità su questa pagina rovinata, anche una motivazione di carattere professionale. E poi, quando una persona fa ricerca, sono motivazioni di questo genere, non quella pecuniaria. Io volevo fare una considerazione finale, se mi permettete. Mi fa fatica anche. Io purtroppo. Aspetta. Una considerazione finale, mi spiace, ma per la domanda in questo momento. Mi sentite? Adesso sì. Benissimo, perché purtroppo la famiglia mi chiama, volevo fare una considerazione finale, mi spiace che tolgo un secondo di tempo alla domanda. Volevo concludere la mia parte così, poi purtroppo devo allontanarmi. Allora, la tesi importante della ricostruzione di Ceccato e del suo libro è che un fascista conclamato, riverniciato di rosso, con una grossa esperienza di esplosivi e collegato ad ambienti sicuramente molto pericolosi, questo Berardino Andriola, è riuscito ad agganciare Feltrinelli ed è riuscito a acquisire la sua fiducia sino a farlo cadere nella trappola, si diceva prima, io ho detto secondi e minuti, in realtà sono minuti e ore, che ha portato alla sua morte sul traliccio con la gamba tranciata. Io voglio fare questo parallelo che mi sembra importante. Non è una situazione molto diversa da quella che si è verificata tre anni prima, durante le fasi prodromiche della strage di Piazza Fontana. Ora, come forse qualcuno di voi ricorda, si era infiltrato nel circolo anarchico un certo Mario Merlino, che era uno studente, mi sembra, di lettere, e un fedelissimo di Stefano Delle Chiaie, che era il capo di Avanguardia Nazionale, organizzazione fascista che era parallela a Ordine Nuovo, solo che Ordine Nuovo stava più in Veneto, Avanguardia Nazionale era molto forte nel centro Italia e a Roma. Questo Mario Merlino, a un certo punto, siamo nel 68, quindi momento di grande confusione, di grande disordine, 68-69, si mette il baschetto dei rivoluzionari, un po' come quello di Che Guevara, si fa crescere i capelli lunghi e comincia a portare l'eschimo, quel giaccone verde che tutti conosciamo di quell'epoca, che contraddistingueva, diciamo, i compagni. Si infiltra nel circolo di Valpreda, si finge anarchico, spia per conto, diciamo, dei suoi referenti nello Stato e in Avanguardia Nazionale i loro movimenti, in modo da sapere quando possono avere un alibi o meno, in modo da conoscere i movimenti e sostanzialmente di facilitarne l'incriminazione per la strage di Valpreda e degli altri. Dopodiché, le cose vanno male, viene arrestato anche lui, anche se non era previsto, comunque dalla vicenda giudiziaria ne esce. Ora, questo Merlino era prima di entrare nel circolo, era durante ed è rimasto dopo fascistissimo. Tuttora che è vivo, era stato professore di lettere per tanto tempo, pubblicava proprio libri dell'estrema destra. È esattamente lo stesso parallelo. Un uomo che serve dall'interno per ottenere certi obiettivi che apertamente non si potrebbero con un confronto diretto avere, ma si possono avere in via laterale con operazioni di una tecnica molto nota dei servizi segreti, che è quella dell'infiltrazione. Ecco, io purtroppo la famiglia mi chiama, vi devo lasciare, ringrazio ancora il Consiglio Comunale di Segrate per questo pomeriggio, ringrazio e saluto Egidio Ceccato, ci sarà occasione di rivedersi e di riprendere questi argomenti. Grazie anch'io. Grazie a tutti. È stato un grande piacere averla qui presente, sia pure attraverso lo schermo. E buon lavoro. Buon lavoro anche a voi. Grazie. Ecco, dopo Ceccato, in ordine cronologico, andando, anzi, dicevo, mettendo l'ultimo
l'ultimo tassello, no? Cronologico. Questa è una notizia dell'88, che probabilmente lei avrà letto, secondo la quale una notizia passa su Repubblica, dice: sarebbe stato Gian Giacomo Feltrinelli l'organizzatore dell'omicidio calabrese. Non so se a lei questa notizia, la fonte è la solita Oreste Scalzone. Lei che idea si è fatta di questa notizia? Che in ambienti di sinistra resta parlamentare. Ricordiamo che facendo lui ha già portato questa. Si sente, sì. In particolare l'otto continua a accusarselo il commissario Calabresi di essere il killer di Pinelli, è saputo. Ma d'altra parte chi canta, cioè chi grida lupo lupo, è difficilmente incredibile. Cioè, se avessero avuto intenzione di ucciderlo, non avrebbero fatto quella campagna forsennata di stampa, tra l'altro confondendo Calabrese con Calabresi. Calabresi non c'entrava con la CIA, c'entrava invece un certo Calabrese. Hanno fatto quella confusione. E lo stesso rivendicazione della uccisione di Calabresi come atto di giustizia proletaria, fatta su lotta continua nei giorni seguenti, mai si addice a chi è implicato nella vicenda. Io non posso ovviamente smontare gli atti processuali e la confessione di Marino, che chiama in causa se stesso e direttamente i compagni, eccetera. Quindi credo sia possibile che l'esecuzione dell'attentato sia esponente di lotta continua, però trovo un sacco di documenti, di indizi, in particolare alcuni che non sono mai stati presi dal potere di conservazione, che mi dimostrano che Calabresi stava diventando scopolo per l'ufficio politico della questura, cioè era mai visto dai suoi compagni commilitoni, diciamo così, dei poliziotti, perché si era completamente ricreduto sulla responsabilità, aveva fatto ammenda. Ma Scalzone, ma dice un'altra cosa. Sì, sì, Feltrinelli. È possibile che anche Feltrinelli continuasse questo progetto, ma Feltrinelli è morto prima, quindi nel caso non può avere. Cioè, due mesi, cioè non è due anni. Due mesi prima. Temporalmente poteva essere già stato. Comunque c'era la verità giudiziaria, che casomai incastra esponenti di lotta continua. Io non posso mettere in discussione questa verità, ma credo che sia una pista da seguire quella del vecchio assassination di cui parlava il colonnello Giraudo, Massimo Giraudo, quando ha fatto delle inchieste per conto dei giudici di Brescia e di Milano. È un'ipotesi credibile perché secondo me Calabresi si era accorto, ad esempio, del fatto che cercavano di usare il pentito Pisetta, Marco Pisetta, per inventarsi una pista. Poi verrà smontata questa pista dai magistrati, cioè stavano manipolando ovviamente le indagini sulla morte di Feltrinelli. Se mettiamo insieme questo con quello, è possibile che fosse diventato un soggetto incontrollabile. Quindi che fosse. È chiaro che anche la sinistra estrema aveva del rancore nei confronti del commissario, probabilmente c'è stata una saldatura non infrequente fra due estreme, che naturalmente in cui le menti raffinate erano quelli di destra e gli esecutori erano quelli di sinistra. Abbiamo presente che gli Scalzone o il Piperno non avevano neanche 30 anni in quegli anni, erano giovanotti che in periodo storico aveva fatto assumere a capo popolo, avevano migliaia di aderenti disposti a manifestare, a fare violenze, ma esperienza politica avevano poco e quindi erano facilmente, diciamo così, aggirabili, e capisco la forza con cui Scalzone ancora oggi difende la sua identificazione di Gunther e di Parmigiano, perché insomma fare la figura del Fessacchiotto che si è fatto abbandonare non piace a nessuno. Ci sono molti a cui questa verità, diciamo, calza scomoda. Dottor Ceccato, Egidio, grazie di cuore per questa appassionata ricostruzione. Il giudice Salvini, abbiamo già
ringraziato. Questo libro è in vendita a 17 euro e 50. Invece io vi volevo consigliare, per chi è interessato a leggere invece una prospettiva diciamo più letteraria su Feltrinelli e sulla sua morte, questo volume di volumetto di Nanni Balestrini dal titolo L'Editore, che è proprio dedicato, anche se non viene mai citato Feltrinelli, però insomma ecco, parte da un tavolo di autopsia e ci sono delle considerazioni molto interessanti di come Balestrini del gruppo 63 ha creduto in alcune istanze, ha visto muoversi diciamo in un certo modo la realtà italiana di quegli anni, ecco, e lui parla di Balestrini a un certo punto del libro, parla con una delle voci di questo libro di modificazione antropologica di queste persone che a un certo punto, finita la lotta armata, si sono trovate col terreno vuoto sotto i piedi, o comunque, no, comunque in generale il tema della crisi di ideali, ecco. E dice così: non trovo altro termine per una modificazione culturale di sé irreversibile da cui non puoi tornare indietro. Per questo poi questi soggetti più tardi, dopo il 79, quando tutto finisce, impazziscono, si suicidano, si drogano, proprio per l'impossibilità e l'insopportabilità di essere riomologati. Ma io aggiungerei che molti invece hanno continuato a fare le loro vite, alcuni a pontificare da giornali o altri, diciamo, o altri contesti, diciamo, lavando in qualche modo tutto quello che era stato e dimenticando e seppellendo e magari autodepistando. Altri invece sono andati a ritirarsi magari a una vita privata. Ringrazio anche la responsabile della biblioteca, che è stata bravissima a fare un lavoro. Manuela, Marta, ho ringraziata io, bravissima davvero. Questa gestione. Grazie.